Sindrome rancorosa. È la sindrome rancorosa del beneficiato contro il suo benefattore. Di Anna Maria Bernardini De Pace. Ehi, continuano a scambiare il vecchietto di Ercole con il grande vecchio, discepolo e maestro del nullafacente pestatore della sacra notazione pacuaria. Mi fanno tenerezza. E la sindrome rancorosa del beneficiato contro il suo benefattore, di Anna Maria Bernardini De Pace. Tutto bisogna dire, tutto? E vabbè. Sentiamo cosa dice Anna Maria Bernardini De Pace. Dice: sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa? Ah, no, quella è una canzone, una vecchia. Sarà, dice, capitato anche a voi di avere la pungente delusione di essere maltrattati da chi in precedenza era stato proprio da voi aiutato? Ruscicivio Biascio. Una per tutti. Narcisa Cerasti, Manuele Ruben, Angelo Puledda, Francesco Corriero, vomitini vari, altrimenti non ci sta. Dice: non con la semplice ingratitudine, che è banalmente umana e diffusissima, ma con qualcosa di più, di diverso e di inaspettato. Significativa la storia, dice, di quel signore che aveva tolto dalla strada una prostituta, l'aveva ripulita e persino, credeva, bonificata dall'orrore dei ricordi. Le aveva trovate anche un impiego, ma infine, dopo mesi, era stato da lei depredato ad ogni risparmio e oggetto prezioso, per poi accorgersi che era sparita nel nulla. Tutto qui, vabbè. Oppure, dice, la vicenda di quel medico che della Tiziana Semplici, Anna, mosso dalla compassione, aveva operato gratuitamente nella sua clinica un paziente privo di mezzi, per poi vedersi notificata una citazione in tribunale proprio da lui che, ormai sano come un pesce, pretendeva un risarcimento danni per un improbabile accanimento di farmaci e terapia. C'è storia peraltro di tutti i giorni, quella di molti mariti che fanno vivere le mogli come regine, viziate, coccolate e protette, per doversi a un certo punto confrontare insospettatamente con un mediocre bell'imbusto capace di ascoltarle, ma che non se le porta neppure via. E che dire di quelle mogli che aiutano nella carriera del coniuge, caricandosi solo loro sulle spalle la fatica pluriennale e ripetitiva della casa, dei figli, della socialità, del risparmio, e poi si sentono spiegare dal vile spensierato, dice, mi sono innamorato di un'altra perché ride da giovane. Tutto qui. Ma avete mai provato, dice, a fare una raccomandazione e subito dopo essersi perseguitati e subito dopo essere perseguitati all'infinito dal raccomandato non assunto, perché a suo dire non vi siete dati abbastanza da fare per scoprire invece che lui si era posto con arroganza, o non era stato puntuale, o comunque non si era mostrato all'altezza? A questo punto non si può non riflettere su quel raffinato politico, ma non è l'unico, che era sul punto di diventare nessuno e che invece, grazie soltanto a uno più potente e capace di lui, si è riciclato in qualcuno ed è diventato anche molto importante. Beh, ma non è che l'ha fatto per il bene del beneficiato, insomma, si beneficiava gli stesso. Vabbè, comunque, tutto qui. Troppo, dice, ebbene, dice, incapace pure lui, non solo nella gratitudine, ma addirittura del più elementare rispetto.
affetto verso l'uomo generoso e verso la carica governativa. Oggi si affanna a dileggiare e denigrare il suo benefattore, tentando di far dimenticare agli altri che è stato proprio lui il suo unico determinante gratificante sponsor. Dall'opportunità all'opportunismo, alla viscida denigrazione. Dice: non ho particolare simpatia per il cavaliere, anzi, l'unico nostro incontro, beh, basta che ti pagano e tu scrivi, no? Anzi, dice, l'unico nostro incontro è stato segnato da un suo atteggiamento vetero maschilista, molto offensivo verso di me. Tutto qui. Tuttavia, dice, la mia passione difensiva mi porta a prendere a cuore le vittime. Le vittime, sì, le vittime, anche se indifendibili su altri fronti. È più vittima di Berlusconi. È proprio ignorante questa De Pace, però. È sempre Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi. Dice, è più vittima di Berlusconi da qualche tempo in qua. Dice, non c'è davvero, davvero nessuno. Ma va là, ma va là, ma va là. Vittima, dice, della sua improvvida generosità, della fiducia che sparge a pioggia. Sì, ha fiducia, sì, nei delinquenti, in quelli che gliela mettono nel culo, ha fiducia. Agli altri, a quelli buoni, ai generosi e via dicendo, invece la mette nel culo lui. Vittima, dice, plurirecidiva della sindrome rancorosa del beneficiato. Del beneficato, c'è scritto beneficiato, boh. Basta solo pensare, per descriverne cause ed effetti, anche a quella pletore di comici pseudo-intellettuali e molto sinistri che affollano le sue reti televisive e hanno preso a lanciargli disgustose polpette di fango, quando invece dovrebbero innaffiarla di champagne. Le sue reti televisive, ma è la Russo, cara mia, cose e persone che è affollata e lanciano polpette di fango, polpette avvelenate, ma lascia perdere sempre sto cazzo di Berlusconi. Boh, considerate, dice, quantomeno le ricchezze, anche probabilmente molto estere, che questi ridanciani beneficati hanno accumulato sulla sua pelle e alle sue spalle denaro che proveniva e proviene solo da lui e dalle occasioni offerte loro in nome della libera opinione. Il premier, dice, sarà pure una ganassa. E che vuol dire? Boh. Troppo ricco, troppo potente, troppi processi, troppo sfuggente. E quei quattro processini, ma cosa sono? Tutti i PM che contano sono tutti addosso alla Russo, cara mia. Troppo sfuggente, troppo tutto, ma non gli si può negare la sua tendenza, magari anche solo per guadagnare consenso, ad aiutare chiunque. Per guadagnare consenso. Allora è un investimento quella beneficenza. Poi dice, ancora, dagli aspiranti politici a quelli in saldo, ai terremotati, ai parenti dei calciatori, ai comici privi di pubblico, arriva, e che se li fa amici, investe, insomma, arriva dovunque, dice, basta chiedere, e certo, per avere in cambio quasi sempre allusioni, veleni, aggressioni, infide, persino vendette da parte dei suoi protetti che prima o poi mostrano di soffrire della sindrome rancorosa del beneficato. Diplomazia, no? Patologia del pensiero, questa che affligge gli stupidi, gli incapaci, gli invidiosi, tutti coloro cioè che devono per forza usare le posizioni e le potenzialità altrui, perché agnellini sperduti privi di meriti personali. E una volta raggiunti gli obiettivi, grazie all'intervento provvidenziale, si trasformano in lupi rabbiosi, uno per tutto, il Riscia Silvio Biascio. E la Luisa 40,
Io Manuel Ruben, io Trefalla Alessandro, la Narcisa Zarasti, l'Angelo Puled, ma l'abbiamo già detto, tanto per non nominare sempre i soliti, no? Quelli grossi. Luciano Turone. Sono, dici, infatti del tutto inadeguati a raggiungere i livelli di chi sfruttano parassitariamente e dunque covano nella gelosia e nel rancore il sogno malefico di distruggere chi li ha aiutati. Per non volerlo e doverlo ringraziare, fanno la fine di Lucifero. Sono incapaci di ammettere per tempo la propria indiscutibile inferiorità. È vero, perché dice non riescono a convincersi? Beh, anche Berlusconi, no? È incapace, sì, perché dice non riescono a convincersi di essere soltanto inutili, vuoti a perdere, quando sono svuotati del liquido dorato e frizzante, nonché del marchio prezioso e notorio che li rendevano apprezzabili. Infatti, una per tutti, il Ruscio Scivio Biascio, che cos'è adesso? Niente.